È stato celebrato a Caltagirone, nella sala convegni di un noto albergo cittadino, il 93esimo anniversario dell'appello ai liberi e forti Luigi Sturzo, prosindaco di Caltagirone, la Repubblica delle Città. Relatore al convegno è il presidente della Giunta per le autorizzazioni della Camera, Pierluigi Castagnetti, e Graziano Del Rio, sindaco di Reggio Emilia e presidente nazionale dell'ANCI. Chi si aspettava invece di incontrare Piero Fassino, sindaco di Torino, è rimasto deluso in quanto il leader del PD, sopravvenuti impegni, non è giunto a Caltagirone. Nel corso della riunione si è registrato l'intervento in sala del sindaco di Caltagirone, Francesco Pignataro. Ripartire dalle città, e questa era la teoria di Sturzo. Sturzo diceva che prima viene la persona, la famiglia, il comune e poi viene lo Stato, non come fine della famiglia del comune, ma come strumento che permette di realizzare quella dimensione comunitaria che è fondamentale per qualsiasi forma di sviluppo, perché lo sviluppo non può essere solo economico, lo sviluppo sarà morale o non sarà neanche uno sviluppo economico. A tracciare il profilo del pensiero politico di Luigi Sturzo è Pierluigi Castagnetti, che come ogni anno rinnova la sua presenza a Caltagirone, soffermandosi però sul delicato periodo che sta attraversando la nazione e sulla crisi dei valori e d'identità della politica. L'anniversario dell'appello ai liberi e forti, noi veniamo a ricordare il fondatore del popolarismo, ma soprattutto il sindaco Luigi Sturzo. I decisori di questa crisi operano su una scala diversa da quella su cui opera la politica e quindi anche il governo italiano. L'importante è che noi facciamo tutto il possibile per recuperare l'autorevolezza della politica e la legittimità delle istituzioni, e il governo Monti in questo senso sta facendo veramente bene.